Buonasera a tutti, direi che è il caso di iniziare. Scusate il ritardo, soliti inconvenienti tecnici quando diciamo queste cose le facciamo in maniera molto grezza, come vedete, semplice e diretta, senza alcuna pretesa di fare congressi o presentazioni in auditorium come i nostri altri rappresentanti delle altre forze politiche. Allora, benvenuti a tutti, scusate anche la saletta, non è grandissima, ma anche questa è, diciamo, la difficoltà di trovare delle sale a disposizione che abbiano una certa capienza e che costino anche poco, non è facile. Allora, cosa faremo oggi e come si svolgerà il tutto e cosa è successo in questi giorni? Noi abbiamo aperto, allora cosa succede? Presumibilmente il 10-11 febbraio, però sembra che sia anche, potrebbe slittare al 10-11 marzo, in contemporanea con le politiche, adesso sono tutte manovre fatte al fine di ottenere la massimizzazione del risultato da parte dei partiti che stanno attualmente al governo e sicuramente la minimizzazione del risultato del Movimento 5 Stelle, questo ormai è un dato di fatto, l'hanno dichiarato e si andrà alle elezioni regionali. Le elezioni regionali per 80 consiglieri. Questi 80 consiglieri, 10 consiglieri saranno espressi dalla provincia di Brescia. Quindi ci sarà una lista di 10 consiglieri dei vari partiti, delle varie forze politiche che verranno, diciamo, saranno di Brescia. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo aperto la possibilità di candidarsi per fare poi una votazione online sul portale del Movimento 5 Stelle. Quindi le nostre primarie interne con dei requisiti iniziali che abbiamo chiesto di base, che era quello dell'iscrizione al portale entro il 30 settembre e il conseguente invio del documento di identità per la certificazione, la procedura prevista entro il 2 novembre, la stessa procedura prevista per le candidature alle politiche e che campeggia ancora adesso con un banner sul blog di Beppe Grillo, che è il nostro canale di comunicazione principale. 30 persone hanno mandato questa richiesta. E di queste, alcune dalla verifica è risultato che o non erano iscritte prima del 30 settembre oppure non avevano inviato il documento di identità nei termini previsti, eccetera. Non sono cavilli burocratici, come ho cercato di spiegare a molte persone, ma sono delle regole che ci siamo dati che hanno una valenza non solo provinciale ma regionale, nel senso che la stessa regola viene applicata in tutte le altre province, pertanto noi non possiamo fare deroghe né noi né altri. E poi sono un minimo di regole. Le regole non sempre accontentano tutti, questo è ovvio, però a un certo punto bisogna darsene. E in questo momento erano necessarie queste regole, anche per uniformarle a quelle delle politiche. Detto questo, diciamo, avrete un po' anche letto i nomi che c'erano di stampa. Ecco, qui presenti sono alcuni dei candidati, li vedete tutti qui, cioè tutti quelli che hanno, diciamo, il possesso dei requisiti o che hanno comunque, diciamo, dichiarato, dimostrato che pur non risultando a noi il possesso dei requisiti hanno messo la prova di aver comunque inviato il documento, di aver fatto l'iscrizione, per cui comunque procederemo oltre la verifica, perché chiaramente gli strumenti tecnici spesso comportano delle mancate comunicazioni o altro, quindi diciamo, diamo lo spazio comunque, la possibilità a chi sostiene appunto di aver fatto le cose secondo quanto previsto di presentarsi, poi faremo ulteriore verifica, nessun problema. Dopodiché, non so, tra una settimana, 10 giorni, non so qual è la tempistica, dipende proprio dai tempi tecnici, si svolgerà le primarie online, sempre sul portale del Movimento. Importante come si svolge adesso, ogni candidato si alzerà, avrà 3 minuti di tempo per presentarsi. Farà un primo giro di 3 minuti a testa. Dopo questo primo giro di 3 minuti e durante questo giro, tutti coloro che hanno voglia di fare delle domande a questi candidati, utilizzeremo un sistema un po' particolare. Ok? Quindi niente bigliettini, risparmiamo carta, evitiamo carte in giro. Lì c'è Chiara, c'è un computer. Andate, vi alzate, andate da lei, dite vorrei fare questa domanda, o la scrivete direttamente, c'è uno schemino. Oppure l'ha dettata, insomma, ve la annotate e poi la segnate. Abbiamo anche una pausa di 10-15 minuti prima del secondo giro. Anche in quei 10-15 minuti potete andare da lei e
Ecco, se andate prima magari è meglio, così evitate di accollarvi tutti in quei 10 minuti. Magari immediatamente dopo che è intervenuto una persona e avete voglia di fare subito la domanda, andatela subito a porre o ve la appuntate. Ecco. E dopodiché proietteremo a video per ogni singolo candidato e con un sistema che vi spiegherò e farò vedere, un tastino random, selezionerà due domande a caso tra quelle assegnate al candidato chieste da voi. Questo per garantire appunto anche qui la massima democraticità delle domande, perché sapete, se dovessimo fare domande al pubblico non ci alzano mai, eccetera, magari 10 domande per uno, due per un altro, eccetera, e poi sempre stabilire l'ordine di priorità, poi ci sarà sempre la domanda dell'ultima ora, quello di ma anch'io la devo fare, la mia più importante, eccetera, e sorteggio il metodo più democratico. Ecco, questo è come si svolge il tutto. Adesso, conveniente tecnico, il proiettore, ci mancava il cavo di alimentazione, per cui adesso stiamo provvedendo, sarà per servirà comunque la seconda parte, direi di cominciare il giro dei candidati, in modo da conoscerli uno per uno. Faremo un giro in ordine alfabetico, perché tanto qui non pensiamo a una competizione come un concorso pubblico, chissà quale diciamo, procedura burocratica complessa. Per loro non è una competizione, perché sono una squadra e sanno tutti che comunque, a prescindere, i 10 e gli altri 10, 15, 20 lavoreranno insieme anche dopo. Per cui iniziamo in maniera molto semplice. E free, tu hai...